dopo Firenze. Io mi aspetto anche, mi aspettavo prima di Firenze comunque una risposta chiara rispetto a, ai privati, perché noi abbiamo il problema che il 95% dei danni sono in capo ai cittadini e ai privati. Non so come si comporterà il governo nei confronti di Firenze, quello lo giudicherò dopo. Devo dire che invece la Regione Veneto è stata presente in maniera concreta. Mi aspetto la stessa concretezza anche da parte del governo. La destinazione dei fondi da parte dello Stato mi permetto di considerarla un insulto, perché abbiamo bisogno di un sostegno prezioso. La Riviera e questi territori hanno uno spessore culturale e storico che non deve essere perso. Qui non possiamo abbattere e ricostruire, qui dobbiamo mantenere e dobbiamo mettere in sicurezza e restaurare. E la preoccupazione condivisa dal presidente della regione Luca Zaia e dai sindaci della Riviera. Ad un mese dal disastro del Tornado e dopo i fatti di Firenze ci si interroga sui risarcimenti dello Stato. Arriveranno e quando? Interrogativi e dubbi che al momento trovano risposte che giungono soltanto da iniziative solidali di privati, come quella di una nota catena di supermercati del Veneto che ha stanziato 150.000 euro a sostegno dei cittadini. Oggi abbiamo distribuito equamente questo denaro ai tre comuni che sono stati oggetto dell'uragano, quindi oggi abbiamo consegnato tre assegni da 50.000 euro ai tre comuni di Dolo, Pianiga e Mira. Sono ancora tante, troppe, dicono i sindaci, le famiglie sfollate. Abbiamo ancora 15 nuclei familiari che sono ospiti presso delle case prese in affitto e ancora pochi in albergo. Lo consideriamo un contributo alla dignità di questo paese. Saranno, ripeto, tegole, mattoni, vetri per creare di nuovo la condizione per vivere in serenità. Un ringraziamento infinito a tutti. Grazie ancora. L'appello a Renzi è quello che 2 milioni di euro non bastano, che il patto di stabilità solo per il 2015 non basta, che qui c'è una ricostruzione in atto che con tanta attività, che venga a fare un giro, vedrà il Veneto operoso qual è la risposta, e la risposta è che il Veneto operoso però adesso si aspetta anche da Roma.